Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi, cari amici telespettatori. Oggi è lunedì 6 febbraio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto Isernia, moda impresa su un magazine With Style, il tessile molisano sbarca ancora in Asia e a Parigi, a dimostrazione del fatto che le innumerevoli professionalità nel settore ci sono ancora. E poi dati economia italiana, inizio in calo causa maltempo e terremoto. Ancora inquinamento Venafro, l'Associazione Mamme per la Salute torna a farsi sentire, grave situazione, lo diciamo da 12 anni. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto la cronaca, ieri mattina il ritrovamento a Rio Vivo, dramma a Termoli, muore 24enne di Campobasso, incredulità e shock in città. E sempre nel taglio alto, Asrem Cococò risarciti dal giudice del lavoro, ancora sanità per Pastore, provvedimento disciplinare da sosto. E poi Corte dei Conti, spese pazze dei gruppi condannati, ex assessori. Nel taglio laterale invece cimitero, sia il piano per la costruzione di nuovi loculi a Campobasso, mentre Provincia Battista assegna le deleghe. Isernia, scuole e tutti gli interventi inseriti nel piano. A centropagina invece parliamo di sport, in particolare del campionato di Serie D Girone F. Leggiamo: il cuore rosso-blu batte ancora. Il Campobasso di Silva ritrova la vittoria contro il Castelfidardo dell'ex Cappellacci. E poi ancora Serie D, l'Agnone deve accontentarsi di un pareggio senza reti. Passiamo alla finalissima di Coppa Italia, Minopoli e Sisti esaltano il Macchia, Vasto Girardi, KO. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di primo piano Molise. In risalto la politica, mai con l'NCD di Alfano, leva scalda la scena politica, il deputato Dem riflette sul centro-sinistra molisano allargato, fin quando sono stato segretario regionale, i moderati avevano un ruolo marginale, la stoccata all'ex premier Renzi, nella vita tutto è possibile, ma ci sono limiti invalicabili. E poi la cronaca, sempre nel taglio alto, ruba, gratta e vinci nel negozio dell'amico professionista di Isernia, condannato a 5 mesi. E torniamo a parlare anche oggi dell'omicidio di Vasto. La mamma di Fabio racconta: al Corsera, la moglie di mio figlio era incinta. Roberta aspettava un bambino. E proseguiamo con il caso. Lucio Pastore parla con i giornalisti e l'Asrem lo sanziona. Il forum accusa: vogliono tappargli la bocca. E ancora a Campobasso, Palazzo Magno, il presidente Battista ha assegnato le deleghe ai consiglieri. Sempre a centropagina continuiamo a parlare del campionato di Serie D Girone F. In questo caso leggiamo: al 90esimo dai fischi agli applausi, Silva rianima il Campobasso. E poi nulla di fatto con la San Maurese, Agnone pari interno che lascia l'amaro in bocca. Ancora Coppa Italia regionale, la prima volta del Macchia, niente bis per il Vasto Girardi, mentre sport vari, pallacanestro, Venafro ancora KO. Il Globo Isernia strappa i 2 punti contro il Rimini. E poi judo, Centracchio cambia categoria di peso, ma non il risultato, suo il titolo tricolore anche nei meno 63 kg. Bene, vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto, registro tumori, sostegno dalla cittadinanza attiva. E poi proseguiamo con una notizia relativa alla provincia di Campobasso, assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali. E proseguiamo con l'attualità, il Molise, le sue eccellenze, l'Orlio Principe Pignatelli sul tetto d'Italia. Ancora Isernia, l'ente provinciale di Via Berta a Isernia, ripreso dalle telecamere di Mattina 5. E poi Mamme per la Salute proseguono nella lotta all'inquinamento ambientale, Campobasso, rimborso bollo auto, interrogazione del Movimento 5 Stelle. Proseguiamo con un'ulteriore notizia di attualità, nasce Federtartufi Molise, Confcommercio, la più grande associazione degli operatori economici del settore.
Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali, vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con Le Pen, la sfida, io come Trump. Se vinco Francia via da Unione Europea e NATO, il presidente degli Stati Uniti d'America, Putin assassino, neanche noi innocenti, video del Papa in spagnolo al Super Bowl. E poi proseguiamo con la notizia del Fatto Quotidiano, quella in risalto parla di politica, PD, tutto banche e petrolieri, Michele Emiliano liquida la stagione, Renzi e vuole un congresso vero. E poi nel taglio alto continuiamo con la politica, il Corriere dei Miracoli ricompatta le arcinemiche Raggi e Lombardi. E ancora Le Pen e Trump, oggi sposi, ceffoni a Unione Europea, NATO ed euro. Proseguiamo poi con le notizie di Libero, in risalto leggiamo Renzi sta con i ricchi, ho aiutato le banche e mollato chi aveva il mutuo, ci teneva a entrare in relazione con i potenti, si è perso Marchionne e Fiat, Trump li avrebbe tenuti, la scissione nel partito la vuole lui per comandare meglio, se tratta con il CAV ci rovina, Emiliano lancia la sfida per il PD. E a centro pagina, cari analfabeti, la ministra vi rappresenta bene. Appello dei 600 professori contro l'ignoranza degli studenti. Ancora nel taglio basso, Le Pen scatenata, lasceremo l'Unione Europea e la NATO, il programma della leader nazionalista in Francia. Vediamo adesso insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno e a centropagina leggiamo visite fiscali a ripetizione. Movimento 5 Stelle al contrattacco, Di Maio fissa l'obiettivo al 40% dei voti, Emiliano no alla scissione, se Renzi vince il congresso lo appoggio. E sempre nel taglio centrale, miracolo in corsia, ospedale di San Pio senza liste d'attesa. Nel taglio alto invece dei big agli ambulanti, negozianti in rivolta. E poi De Santis assunto all'AQP, Emiliano scrive a Cantone. Vediamo invece nel taglio basso, ricorso respinto in appello, uno stop dopo l'altro a Trump, i giudici no al blocco dei visti. E poi proseguiamo con le notizie del Corriere della Sera e torniamo a parlare della sfida Le Pen, via da Unione Europea e NATO, la campagna per la scalata all'Eliseo in 6 mesi, referendum Frexit. E ancora Movimento 5 Stelle, il caso Roma agita la base, ma Di Maio arriveremo al 40%. E poi a centropagina la terribile cronaca, l'incidente, l'ultima notte degli amici inseparabili, un sorpasso, 4 giorni. Giovani vite spezzate. Adesso è il momento dello sport, vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con missile Juve, la squadra 5 Stelle continua a volare anche 2 traverse, bufera finale, espulso Perisic, pallonata di Cardi verso l'arbitro Pioli, c'erano 2 rigori, siluro di Cuadrado, 1-0 all'Inter, Allegri a più 6 e mercoledì. Nel taglio alto invece Napoli a Madrid in 10.000, il 7-1 di Bologna fa sognare, pronta l'invasione di Madrid, i grandi ex, Real eliminabile, ancora Milan KO, caos Bacca, Lazio, Parolo fa poker, il bomber contesta il cambio e Montella, Inzaghi, 6 gol a Pescara, 4 del mediano. Ancora a sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta dello Sport e anche in questo caso a centropagina leggiamo Juve gioia al Cuadrado, ma l'Inter gioca alla pari, furia Pioli su Rizzoli, ci mancano 2 rigori. Allo Stadium 1-0 show tra le polemiche, poi Pipita e Cardi sfida senza squilli. Nel taglio basso invece Milan KO con la Samp Montella, buio pesto. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo, vi auguro un buon inizio di settimana e una buona giornata e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei. Ha con sé gli assegni, spendi e risparmi di Molise TV?
corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni meteo per la giornata di lunedì 6 febbraio. Un'area di bassa pressione interessa le nostre regioni meridionali. Il vortice darà luogo alla presenza di nuvolosità irregolari tra Puglia, Basilicata e Molise, interessate anche da precipitazioni sparse localmente temporalesche. Temperature senza particolari variazioni nei valori minimi, in diminuzione nei massimi, sui valori più consoni alle medie stagionali. Ma guardiamo insieme le temperature nei dettagli. Campobasso la minima 6, la massima 5. Isernia la minima 5, la massima 5. Termoli la minima 11, la massima 13. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.